caloroso saluto a tutti voi, siamo in attesa del calcio d'inizio, ancora un po' di pazienza e si comincia. Io sono Fabio Caressa e qui con me c'è Luca Marchegiani. Ciao Fabio, un saluto a tutti, non vedo l'ora di vivere questa partita con voi. La partita è iniziata. Coprono bene e alla fine riescono anche a spezzare la manovra degli avversari chiudendo loro la porta in faccia. Totti. Il Genoa. Ha prevalso l'ultima volta che queste due squadre si sono incontrate. I tifosi oggi si aspettano un'altra vittoria. Prova a tirare. Il portiere si oppone. Andrea Bertolacci. Il Genoa ha la difesa peggiore del campionato. Conclusione. Ottima la parata del portiere. Qui è stato bravissimo. Questa è una grande parata. Stanno giocando un ottimo primo tempo e si sono già creati due occasioni importanti. L'atteggiamento è quello giusto. Ora però devono sistemare la mira. Cerca un compagno. Si libera la grande. Attenzione. C'è il retropassaggio. Prova il tiro. Un gol pazzesco! 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 Questo è un gol stupendo! Stupendo! E segnano il primo gol dell'incontro. Questi tiri per i portieri sono un incubo. La palla proprio non la vedi partire e te la ritrovi in rete senza neanche accorgertene. Totti apre il conto dei gol per questa stagione. Cambiano la storia della partita con un gol davvero pesante. Questo gol ha fatto esplodere lo stadio. I giocatori saranno ancora più carichi adesso. Vuole la profondità. Gioca con un pallone lungo. Bell'anticipo, pericolo sventato. Agostini. Cerca di allungare il gioco. I due qui non si sono capiti e l'azione così è sfumata. Rosi prova la giocata nello spazio. Rosi cerca il pallone filtrante, ma c'è il recupero della difesa. Qui non è stato sufficientemente preciso nel passaggio. Palla in avanti verso il compagno. Cerca la profondità. Bell'intervento difensivo. Prova con la palla lunga. Pires legge bene l'azione, blocca il pallone. Totti. Ottima accelerazione sulla sinistra. Come potranno sfruttare questa azione? Passaggio intercettato. Primo tempo che finisce qui. Finiscono così 45 minuti di calcio. Una prima parte non certo avara di emozioni, nonostante ci sia un solo gol a referto. Sono certo che saranno contenti della prestazione del primo tempo e del punteggio. Ora cercheranno di mantenere alto il ritmo per non dare agli avversari la possibilità di recuperare. 1-0 dopo i primi 45 minuti. E iniziano i secondi 45 minuti. Il vantaggio di 1-0 non dà nessuna certezza, devono dimenticarsi il gol e continuare a fare il loro gioco, come se fossero ancora sullo 0-0. Era lanciato in porta, ma la difesa ha chiuso bene. Pandev. La Padula. Tocco morbido. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Cerca l'uomo là davanti. Subisce fallo, guadagna calcio di punizione. Attenzione all'arbitro che sa il cartellino. Giallo, è giallo.
evidente che in questa fase vogliono ridurre gli spazi disponibili in attacco. La scelta è giusta, ma dovevano pensarci prima, secondo me. Si sono resi conto troppo tardi che forse qualcuno qui meritava delle attenzioni particolari. Cercano un modo per far breccia nella difesa avversaria. Vuole tirare! Bel tiro! Sono andati vicini al gol. C'è movimento lì a bordo campo e dunque forze fresche in gioco. Va di testa! E non trova la porta davvero per pochi centimetri. Ci è andato molto, molto vicino. Un'ottima conclusione. Totti ha cercato il gol, non ha avuto fortuna. Vederlo giocare è davvero un piacere per gli occhi. Un talento puro. Centurion, pallone alto e lungo sulla fascia. E intercetta opportunamente, visto che l'azione era pericolosa. Ecco il tiro! E colpisce il palo. È proprio questo che devono fare, devono insistere. Non hanno altra scelta, devono buttarsi in avanti. Assolutamente. Centurion. Ecco la Padula, la mette sulla sinistra. Vuole il lancio filtrante. Occhio al tiro. Bel pallone filtrante, non è riuscito però a concretizzare. Ha dimostrato una grande visione di gioco. Un passaggio fatto con il contagiri. Ed ecco l'ultima sostituzione a disposizione del... Il Genoa ha ricevuto numerose critiche dopo l'ultima partita, soprattutto per via delle scelte tattiche dell'allenatore. Io, Fabio, solitamente odio criticare gli allenatori. Spesso sono messi sotto accusa anche quando non hanno colpa. Soprattutto è facile parlare col senno del poi. Per oggi mi sento di dire che le decisioni del tecnico sono state indifendibili. Ha portato scompiglio, ma la difesa è riuscita comunque a neutralizzarlo. Agostini, prova a prolungare. Stanno cercando di chiudere la partita facendo un altro gol. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Centurion. Laxalt prova a scavalcare la difesa con il pallonetto. Meglio in questa circolazione della palla, non hanno più tanto tempo per rimediare. Federico Ricci. Cerca un compagno. Ecco il tiro. Bella parata! Perfetta la parata. Il portiere è rimasto concentrato. È stato molto bravo. Lemina la metterà in mezzo. Occhio ai saltatori che sono arrivati. C'è il colpo di testa! Non c'è più tempo, finisce qui. Una grande compattezza difensiva e un solo squillo davanti. Questo è bastato a vincere la partita. Hanno costruito questa vittoria nel primo tempo e poi sono stati abili a gestire la gara fino alla fine. È tutto.